Ci vediamo. D'accordo. Allora, oggi è venuto a trovarmi Valentino. Valentino è quella persona che uno si aspetta che sia lento. No, invece Valentino, come lo chiami, arriva dopo 3 giorni. Per cui, Quindi, più vabbè. Perché ho il televisore che non riesce a vedere le cose importanti. Mi sono perso 4 partite di Champions League. male, Malissimo. male, male. E poi alla fine abbiamo scoperto che tu non c'entri nulla. Ma poi alla fine era carico il televisore, l'elastico era carico. Sì, No, era ma carico. sono televisori che quando consuma l'elastico, si alza i sistemi vecchi usavano, no? Quando si ferma l'elastico, C'è un la elastico. macchina si ferma. È E come certo, tira l'elastico. certamente, per quello, capito, no? Salute. Comunque salute. Salute. Poi ti faccio un'altra domanda. Qual è la domanda? Macchina bella adesso. Questo fa parte del nostro umorismo. Usiamo sempre una Certo, frase che certo. quando mi chiede, ma lo conosci a Giovanni oppure a Michele? E io la risposta è, ma che macchina ha? Ed è un refrain che funziona a lungo andare. Più la ripeti, più funziona sempre, sempre Funziona meglio. sempre. Poi se sbaglia qualcosa dici, Certo. ma non hai lavato la macchina, è vero. E poi gli fai la domanda, ma in sardo sempre, In perché sardo. risalta di più. Ma c'ha qua da sta macchina? Ma sai che questo che hai detto adesso non fa ridere. No, vero, ma no, Non no, da parte mia non fa ridere niente. Una rouse, capito? Non per altro, perché fa così. ridere perché fa ridere. Comunque la TV funziona adesso, Ma devo non dire fu di sì. No, non funziona, ancora non funziona. Devo chiamare poi Ma io non l'Afomac. c'entro, allora è un particolare che io non posso fare, non posso intervenire in questi problemi perché Esatto. solo Sky riesce, anche da remoto, Esatto. oppure non lo so, perché a quanto pare ho il telecomando oppure ho il decoder che non riceve l'impulso del telecomando. Ecco, Potrebbe essere, o potrebbe. viceversa, Quindi avete capito? capito che è lui che mi ha regalato le patate di Gavoi, quelle piccoline, Ah, quelle mi sono sono dimenticato, dobbiamo attaccate. portartene. Dovevi portare i pomodori oggi. Ecco. Domani, no, domani non ci sono, settimana prossima promesso. E mi dici come sono. Ma la macchina adesso non la cambi? Ecco, No, la quindi lavo però, la perché devo lavi. andare fuori paese domani, capito? Cinci, questa va bevuta. Salute e vita. Una rouse. I nostri Urgufans ci stanno guardando. Certo. Noi li salutiamo perché sono persone simpatiche. Vedi che ci mandano i Hai cuoricini. visto? Guarda, sta Vedi, già, i ecco, ti cuoricini, piace. Ah, le ok. lampadine, le Bello. stelline, e cosa tutto non E mandano. qualche Ma bacio. sai di dove sono? La Qualche. maggior parte sai di dove sono? Non sardico. Non sardi. Perché Ho i azzeccato. sardi sono pochi e quindi ci In sono tutti, proporzione, ci sono certo. tutti sardi. Ma poi ci sono quelli che mandano i saluti dall'Australia, Addirittura. dal Perù, di una Sì. città, di Sì. una. Anche da lì. Uruguay. Dall'Uruguay, Sud los America. uruguayos, todos van saludando la gente, Ma todo. voglio vedere chi non segue una persona come te. Ma Ma stiamo scherzando seriamente. sto Dai, ci insegnando vuole. alcuni sardi nuovi sardi, nuove generazioni, a mangiare e a cogliere le fichidindie. Comunque mi sono rimaste impresse quelle patate. Ripetilo. L'insalata tonta. Oh, eccolo, ragazzi. L'insalata tonta. Ma sai che ci Ma stanno rubando la. tu non sai No, non lo quello che è so. successo dietro No. questo tuo filmato. Ad Arbus tutti facevano questo. Le patate con l'insalata tonta. Facilissimo. E poi mi dà, ah, questo è un bello, no, ancora un Oh, bello qui, ancora. proprio te, proprio bello mi è Allora, in sardo salatato. la parola bello vuol dire buono. Buono. Le patate buone le dicono salatata bella. Di questa semplicità, Ecco, l'insalata tonta, è esatto, stato un un successo. successo perché Praticamente. generalmente si mangiano quelle patate, si comprano le patate La gente, grandi. no, lo gusto che mano, Quelle che beh, grandi. gusto. No, bisogna prendere quelle più piccole perché hanno preso meno concime, Capito? capito? E quindi sono più buone perché sono più naturali. Ecco, sono più belle. Ricordate, o Ricordatevi, le ricordatevi, patate buone sono belle. l'insalata tonta. Dai, facciamo E quando le riepilogo. patate sono belle, non sono buone. No, fai riepilogo, dai, così velocemente. Allora, Messi a bollire, si ecco. mettono a bollire, poi in un attimo si pelano, poi si tagliano in due o tre pezzettini, si mette un pizzico di sale,
un po' di olio e una spruzzata di formaggio pecorino sopra. Olio. Olio buono, che sia buono. Poco poco di prezzemolo o una foglia di basilico e l'insalata tonta diventa intelligente. Questo è il massimo che vi posso dire. Bella. Non vi posso dire altro. Insalata bonus. Insalata bonus. Un'insalata dei poveri, ma buona, veramente buona. Adesso uno di questi giorni sto preparando un altro piatto nuovo. Non vi dico il nome, ma lo sto preparando ed è tutta roba sarda fatta in casa, ma bella. La roba bella, bella, bella. Sentite l'accento? È americano. Come on, let's go. Come on. Andiamo, andiamo. Come on, let's go. How is it andiamo? Where are you going? Abyss and then, vedi la pronuncia, where are you going? Ma poi quello, americano. È in inglese, americano. No, è proprio l'americano. Americano specifico, specifico, con la pronuncia giusta, giusta. Con, col movimento delle labbra. Esatto, where are you going? Abyss and then, l'accento sardo, l'accento di Terrada è americano. Ci hanno fregato anche quello gli americani. Cosa c'è rimasto? C'è rimasto Trump, sa Trump. Custo. Sa Trump, ci si te sa Trump. Zio Trump. Sai cos'è sta trampa? Sta trampa è sta scappa, no? No, è una trappola. In sardo se una trampa. Tanti volte sta trampa da una trappola, è così. Sa trampa in sardo, Trump sì. È una trappola. Ma pure. Quello biondo che vedi, quello è una trampa. E ta macchina adesso? Ma no, non te manco macchina questo, è elicottero. Basta di che del routine, ti puoi vedere arrivo. Vai, arrivi. Bova, bova. Oggi sta bova, mangiamo bova. Cin cin, cosa vuoi fare, certo. Tornando alle patate, le patate cotte al forno, sotterrate oppure lessate, le patate a pasta gialla sono per i più delicati, le patate a pasta bianca per i tipi un po' malati, e per quelli come noi le patate di Gavui, e per quelli come noi le patate di Gavui. Brutta patata che non sei altra, brutta patata che non sei tu, brutta patata, patata fritta, patata bollita, bollita sei tu. Hai le orecchie come due patate fritte, hai il naso come una patata fritta, hai la bocca come una patata fritta, patata bollita, bollita sei tu. Ciao Urgufan, grazie, ciao. Un saluto a tutti, ciao. Cin cin.